l'ama del nostro multi master. Non taglia più, possiamo affilarla? Lavorare così è pericoloso, rischiamo di rovinare l'attrezzo e il lavoro. Quindi cosa facciamo? Prendiamo una smerigliatrice, smontiamo il fermo che ci servirà e il disco. Per questo progetto ci serviranno 4 dischi da 125 per taglio metallo, spessore 1 mm, mi raccomando, 4 dischi così. Il nostro blocco è perfetto perché posizionandolo rimane l'anello del nostro disco fuori e riusciamo a tagliare da ogni disco 4 cerchietti precisi. Quindi ora noi giriamo, posizioniamo sull'esterno il nostro blocco del flessibile, con un punzone tracciamo su ogni disco 4 cerchi. Quindi ogni disco sono 4 cerchi, a noi ce ne serve 15, quindi 4x4 fa 16, quindi ne abbiamo uno in più. Ora dobbiamo andarlo a tagliare. Per tagliarlo utilizzo delle forbici da struttura di cartongesso o lamiere. Essendo che dal di dietro abbiamo l'anello di ferro, noi andiamo a incidere il nostro disco nei 4 punti dove dobbiamo andare a tagliare il cerchio, l'anello, in questa maniera qua. Poi dall'altro lato vado a sezionarmi il disco in 4 parti. Infine vado a ritagliarmi il disco il più preciso possibile, non serve al millimetro, però se riusciamo a essere precisi è meglio. In questa maniera l'anello verrà scartato completamente. Prepariamone 15. Posizioniamo i nostri dischi tutti col disegno rivolto verso l'alto e li andiamo a sovrapporre in modo da fare una pila. E con del nastro carta li andiamo a bloccare tutti insieme. Ci tracciamo il centro, non sarà preciso, sarà approssimativo perché non sono tutti perfetti,
mettiamo un tacchetto sotto e andiamo a bloccarlo con due pinze, con una punta da 6 mm andiamo a fare un foro a tutti i dischi dove abbiamo marcato il centro. Ora ci serve, ragazzi, un pezzo di bara filettata da 6 lunga 10 cm, poi ci serve due dadi autobloccanti sempre da M6 e una ventina di rondelle foro 6 diametro circa 20 mm. Avvitiamo dado autobloccante da un lato e mettiamo una rondella. Blocchiamo il nostro dado in un morso e iniziamo a infilare i dischi uno alla volta, tenendo sempre il disegno del disco rivolto verso l'alto, e mettiamo disco, rondella, disco, rondella, e andiamo avanti per tutti i dischi che abbiamo tagliato. Infine mettiamo l'altro dado autobloccante e andiamo a stringere. Il risultato finale deve essere circa il seguente. Vedete, non sono tutti precisi. Ora andiamo a vedere come renderli precisi. Ora ci serve, ragazzi, un pezzo di ferro che abbia un lato piatto, ok? Noi ora cosa faremo? Prenderemo la nostra fresa, la monteremo su un trapano, la faremo girare, i dischi si consumeranno e si pareggeranno tutti. Andiamo a fare questa lavorazione. Ecco fatto, i nostri dischi sono pari. Ora abbiamo la lama che avevamo provato a inizio video, andiamo ad affilarla. Vedete? Smontiamola e andiamo ad affilarla con la nostra affila lame. E passiamo la nostra fresa finché non vediamo che tutti i denti toccano, che la nostra fresa tocca tutti i denti. Ovviamente i denti non verranno perfettamente regolari, ragazzi, però andiamo a vedere se alla fine taglia. Ora giriamo la lama dall'altro lato e ripetiamo l'operazione. Andiamo a provare se effettivamente siamo riusciti a dare nuova vita alla lama. La lama che prima non tagliava, ragazzi, ora guardate, taglia e taglia anche bene. Guardate, ovviamente i denti non sono più regolari come prima, non sono perfetti perché prima l'hanno fatta la macchina, adesso l'abbiamo rigenerata, però come potete notare riusciamo tranquillamente a tagliare un pezzo di legno massello, non brucia e non fa nessun tipo di sforzo. Quindi riusciamo a riutilizzare la lama. Vedete? Ci vuole un po' di pazienza,
a realizzare questa spazzola, chiamiamola, a filalame del multimaster. Ma la lama del multimaster vi costa dai 16 ai 20 euro. Questa ve ne affila minimo una trentina. Quindi fate il conto di quello che andate a risparmiare facendo questo piccolo attrezzino. Poi i denti non verranno mai perfetti, però la lama che prima bruciava e non tagliava più, adesso ha una nuova vita. Ovviamente non possiamo fare affilature infinite, poi la lama comunque finisce, però da com'era ancora un paio di affilature ce le facciamo, quindi sono 60 euro risparmiati. Iscriviti al canale, lasciami un mi piace e mi raccomando, continua a seguirmi. Ci vediamo alla prossima con una nuova idea. Un saluto a tutti da Diego. Ciao!